Una vecchia tastiera lo ha tenuto occupato per un po', almeno fino a quando non ha trasferito le sue attenzioni sulla macchinina a giocattolo del figlio di un maresciallo e su quei guanti azzurri trasformatisi in palloncini. E così, mentre nella caserma dei carabinieri della stazione di Carovigno c'era chi intratteneva quel piccolo scavezzacollo, i colleghi del Norro della compagnia di San Vito dei Normanni bussavano alle porte delle abitazioni, raccogliendo informazioni su quel bambino di 3 anni che, scalzo e in pigiama, all'alba di venerdì, mentre mamma e papà dormivano, era uscito di casa per scoprire il mondo, ignorando nei pericoli. Un bambino che è stato intrattenuto dal comandante di stazione e, come avete visto anche dalla foto, c'è stato praticamente l'utilizzo di un guanto che noi, diciamo, generalmente adoperiamo per i sopralluoghi, quindi a mo' di palloncino, e anche l'aspetto, diciamo, di intrattenimento dal punto di vista del gioco. Quindi ha utilizzato una tastiera vecchia per giocare, è stato utilizzata la macchinina del figlio del comandante di stazione per comunque, diciamo, nell'attesa del rintraccio dei genitori, diciamo, lo stesso è stato accudito da noi. La fortuna in questa storia pericolosa dagli esiti felici ha sicuramente giocato la sua parte, eppure, come ribadisce il comandante, è stata fondamentale la collaborazione tra cittadini e arma, dal senso civico di quell'autotrasportatore pronto a lanciare l'allarme e a tenere l'occhio il bimbo fino all'arrivo dei carabinieri, sino al lieto fine, al ritorno a casa di quel piccino molto sveglio, forse anche troppo. Sia la bravura dei militari nell'effettuare praticamente questi controlli porta a porta, sia il passaparola dei cittadini, quindi la comunità che si è attivata, praticamente hanno permesso, insomma, di rintracciare velocemente, dopo 2 ore circa, la madre, che comunque i genitori, che poi ci hanno ringraziato, sono venuti in caserma e a cui poi noi abbiamo riaffidato il bambino. Eh sì, perché in ogni favola, Fedro insegna, c'è sempre una morale, un monito, un piccolo avvertimento che serve a fare informazione, persino prevenzione, perché nessun bambino debba ritrovarsi un'altra volta a richiedere l'aiuto ai tanti piccoli grandi supereroi di una storia agrodolce dove tutti, alla fine, hanno tirato un sospiro di sollievo. La segnalazione da parte del cittadino in tutti i contesti, ma in modo particolare qui, per noi è fondamentale, perché il cittadino ci aiuta, è un lavoro sinergico, un lavoro di squadra che noi facciamo con le comunità. Noi siamo capillari sul territorio, noi siamo vicino a tutti i cittadini, il nostro è un servizio svolto per il cittadino.